Continua il momento non felicissimo per la Morrone di Mister Strangers, costretta al pareggio casalingo dal vocale di Pippo Lafaggia. Una partita strana quella che c'è stata tra le due compagini, perché la Morrone ha giocato molto bene nel primo tempo, ha sfiorato più volte il vantaggio, ma poi è stata colpita al 28esimo da un gol di Ajaval, che ha portato appunto la squadra del vocale in vantaggio. Ci è voluto un secondo tempo che è tutto all'attacco per la squadra cosentina per arrivare al 16esimo del secondo tempo al pareggio con Bruno. Dopodiché, quando si pensava che la Morrone potesse cercare di fare sua tutta la posta in palio, da quel momento i ritmi un pochettino si sono abbassati, la partita è stata più controllata e quindi l'1-1 finale rispecchia probabilmente l'andamento della gara. La Morrone così si allontana purtroppo dalla zona altissima della classifica a 15 punti, ormai vede 7 punti di distacco dalla seconda e 8 dalla prima il San Luca, mentre per il vocale continua la marcia di avvicinamento alle zone di centro classifica che potrebbero evitargli la zona play-out.